Il caro prezzi si fa sentire anche nella città di Torre del Greco. Dai generi alimentari alla benzina, i rincari stanno interessando già da mesi diversi settori. Effetto della pandemia, effetto della guerra, fatto sta che i cittadini non possono che lamentarsi, visto che gli aumenti incidono pesantemente sugli stipendi e sulle pensioni. Abbiamo ascoltato le loro voci ai microfoni di TV City. Caro prezzi dei beni di prima necessità, come pasta, pane o anche carburante, cosa ne pensi? Sono aumenti che vanno a incidere sulla nostra, sullo stipendio, sulle pensioni e quindi un abbassamento diciamo del potere d'acquisto nostro, del nostro stipendio. Adibita alla guerra in Ucraina, in Russia, anche alla pandemia, l'aumento di questi prezzi. Alla pandemia soprattutto e alla guerra in Ucraina sicuramente perché diciamo che il trasporto dei beni alimentari come altri beni ovviamente avviene sulle quattro ruote, su camion, eccetera. Quindi si aggrava il prezzo del gasolio, il prezzo del gasolio è più alto, quindi si ripercuote su tutta la filiera. Chi fa la spesa se ne rende conto di questa situazione? Purtroppo non possiamo fare niente. Compriamo di meno e risolviamo un po'. Lei in famiglia spende per molte persone? No, siamo in quattro, ma non è questa la questione della quantità, è una questione che tutto è più caro, non c'è cioè dalla luce al mangiare, a quello che Secondo lei a cosa è dovuto? è. Che cosa è dovuto? Alla pandemia, alla guerra in corso, a tante situazioni politiche, è un po' complicata la questione. Ed è una situazione che si può sopportare a lungo, secondo lei? Credo di no, però noi cittadini non possiamo fare niente, chi deve gestire questa cosa è il governo. Cioè noi al di là di lamentarci, il resto non è competenza nostra. Purtroppo ci dobbiamo adeguare, ormai siamo in guerra qua. No, noi stiamo in guerra con i prezzi, mentre le altre nazioni stanno in guerra. Beh, Ecco, lei ha una famiglia numerosa? la famiglia numerosa, siamo composti di 6 persone. Quindi questo caro prezzi incide pesantemente sull'economia familiare. Molto. Le pensioni sono sempre quelle lì, non è che ci aumentano a noi magari. Vedi un po' il prezzo della benzina. Ecco, anche il prezzo della benzina è aumentato. Eppure, guarda il prezzo della benzina. Una volta aumentato, no? Anche quando finisce la guerra, i pensi che rimangono lo stesso prezzo. Questa è la fregatura d'Italia. Lei addebita quindi alla guerra e anche alla pandemia questo aumento dei prezzi. Secondo lei cosa si può fare? Sì, ma qualcuno ne sta anche approfittando. No, non diciamo la fascia media, ma qualcuno è un po' più in alto. Ne approfitto di queste situazioni, insomma. Ma cattive, per me sono situazioni, insomma, non bisognerebbe approfittare di E queste. rimetterci quindi è sempre il consumatore. Certamente, siamo sempre noi, alla fascia media. Dovrebbero aumentare un po' le pensioni, ora ci danno un contentino, diciamo quello di 200 euro, se è un contentino, me ne frega tu, già li abbiamo dati dei 200 euro. Caro prezzi sui beni di prima necessità, pasta, pane e quant'altro, cosa ne pensa? E che cosa posso pensare con una pensione minima che abbiamo io e mio marito? Perché noi abbiamo un'unica pensione, meno di 1.000 euro. Ci arrangiamo, che si fa? Le cose vanno care, ne mangiamo di meno, compriamo meno roba e più di questo cosa possiamo fare? Noi che siamo in due, siamo persone anziane. Peccato per chi ha tanti figli come io, ne ho avuto sette. E quando li ho cresciuti io, con tanti sacrifici, mio marito pescatore, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta anche studiare. Vuol dire che forse ci aiutavano di più all'epoca? Sai che ti dico, la scusa va bene per la guerra. Ti dico cos'è, i signori che hanno tanti soldi ne intascano sempre di più. È solo una scusa, sono sicura.